Vedremo una delle preparazioni come si può utilizzare questo tipo di accessori in modo diverso, oppure semplicemente utilizzando il piatto grigliante. Questo è un piatto che prende il calore grazie a un materiale particolare che è applicato sul fondo, che prende il calore prende le microonde, le trasforma in calore, e questo serve per le preparazioni più vicine alla cucina mediterranea, quindi la preparazione dei farinacei, la pizza, la focaccia, la torta, che sono delle preparazioni che hanno bisogno del calore che arriva da sotto. Il forno a microonde non ha questa caratteristica intrinseca. Come abbiamo detto, le microonde entrano nel cibo, non scaldano l'esterno del cibo. Quindi per dare questo invece tipo di cottura, che è proprio quello delle torte salate, delle torte, di tutte quelle preparazioni che hanno proprio bisogno di essere appoggiate su qualcosa di caldo, si usa il piatto grigliante o piatto crispa, chiamiamolo come si vuole. Quindi quando si ha bisogno di caldo da sotto, si utilizza sempre questo tipo di accessorio che è all'interno del forno. Poi abbiamo anche la possibilità, come abbiamo detto, il forno è provvisto di due grill con una funzione non solo estetica ma anche di cucina. Quindi se io ho bisogno di grigliare della carne, metto la carne sul piatto, la metto più vicina al grill grazie a questo accessorio che serve proprio a sollevare. In realtà, se ti interrompo Sergio, dipende da quanto è grosso il pezzo, perché sì, io certo. Se ho un pezzo grosso, quindi deve cuocere più lentamente, lo lascio in basso. Se ho bisogno invece di verdure, cose che devono stare in forno, però voglio che grigliano, lo alzo in modo tale che sia più vicino al grill, perché sennò poi allora che griglia diventa... Infatti, e se non ci fosse questa regolazione, io potrei cuocere soltanto pezzi piccoli o grandi, invece così, con questi accessori, ne abbiamo dei due tipi, una che serve a sollevare leggermente e una che serve a sollevare leggermente. Ti lascio andare avanti. Bene. Allora, io direi cominciamo subito. Faremo prima tutte quelle che sono le cotture, intanto poi vi spiego quelle che sono le caratteristiche di ogni cottura che andremo a fare. Di solito in cucina ci diamo del tu, quindi io mi chiamo Danilo. Adesso prepariamo subito la salsa che andremo a servire con il dessert. Oggi facciamo un dessert un po' particolare, perché facciamo un tortino di spinaci, quindi dolce. Vedo qualche faccia un po' perplessa, no? La torta di carote l'avrete mangiata mille volte, quindi nessuno si stupisce. In realtà è più o meno lo stesso dolce sostituendo le carote con gli spinaci. Gli spinaci sono cotti diciamo utilizzando l'effetto vaporiera, quindi in modo tale che se li mettete in acqua, quando poi andate a scaldare le molecole dell'acqua e quindi va a cuocere i cibi partendo dall'interno e non dall'esterno. Questa è una delle caratteristiche del forno a microonde. Poi però questo tipo di cottura rende il cibo non particolarmente bello e non particolarmente, diciamo, saporito nella sua parte esterna. Questo è il motivo per cui LG ha deciso di andare a lavorare molto sulla parte grill, che è uno dei punti di debolezza dei forni a microonde che ci sono oggi in commercio. Forni a microonde che oramai sono tutti con anche la funzione grill. Nei forni che ci sono attualmente questa funzione grill ha una funzione molto estetica. Quindi c'è una piccola doratura che rende il piatto portato in tavola leggermente più piacevole, ma questa leggera doratura non ha una grande performance dal punto di vista di cottura pura, quindi la cottura è fatta solo dalle microonde, la doratura rende il piatto un pochino più presentabile. Quello che abbiamo voluto fare con questi forni è aggiungere una prestazione al grill
pari se non superiore a quella di un forno tradizionale, perché nei forni tradizionali voi non potete regolare la potenza del grill e il grill non si stabilizza nella sua potenza. Questo forno ha queste due cose insieme. Oltretutto questo è anche un forno ventilato e se voi siete abituati a usare il forno ventilato di casa sapete che voi impostate la funzione di ventilazione ed è finita lì. Questo invece è un forno dove la funzione, anche la ventilazione, si regola tra la velocità minima, media e massima. Noi oggi abbiamo visto di lì le patatine. Le patatine, Danilo diceva, sono state poi disidratate. La funzione di disidratazione delle patatine è possibile grazie alla combinazione del grill a bassa temperatura e della ventilazione a bassa velocità. Quindi questo per dirvi anche un po' come questo tipo di strumento non solo vi dà la possibilità di fare le preparazioni alle quali siete abituati, ma siete anche in grado di fare delle preparazioni che fino ad oggi non erano possibili. No, nel domestico non esiste nulla di simile, tenete presente che anche nei forni professionali soltanto quelli di alta gamma puoi regolare la ventola, che sembra una cosa da poco, in realtà è molto importante, perché se io devo disidratare tutte, non so, bucce di qualcosa, di guarnizione, cioè volano via, quindi è un disastro. Se devo cuocere alcune cose di pasticceria, dei lievitati, perché con una ventola, se io faccio un soufflé o un beignet, mi viene su della torre di Pisa, mentre qua io la regolo e quindi lo utilizzo anche come forno da pasticceria, quindi è veramente molto importante. Cioè hanno aggiunto tutta una serie di caratteristiche che, come dire, che ci sono solo nei forni professionali, neanche in tutti, perché diciamo soltanto in quelli di una certa gamma, in quelli base certe caratteristiche che non